siamo in diretta per Domenica Sport Inter Forze Marita per con il mister Angelo Andreoli. Allora Angelo, tutto complimenti per questa grande vittoria, certamente non potevate non vincere perché sennò avreste perso troppi punti dalla prima classifica. Che partita hai visto, insomma, il tuo parere su questo incontro? Noi abbiamo vinto contro su un campo difficile, buonasera a tutti intanto, abbiamo vinto su un campo difficile contro una buona squadra, sospinta da un pubblico meraviglioso, appunto, che ha rappresentato sicuramente il 12° uomo in campo per loro. Diciamo che noi abbiamo comunque fatto e poi rovinato tutto quello che di buono si era fatto inizialmente, no? Passando in vantaggio. Avremmo dovuto gestire meglio alcune situazioni e siamo andati in grande difficoltà. Io penso che la chiave di volta sia nell'atteggiamento diverso nel secondo tempo, dove la squadra, gliel'ho fatto notare negli spogliatoi, ha messo quella cattiveria che serviva, che non ha messo il primo tempo per chiudere la gara, perché troppi contrasti persi, troppe palle, troppi palloni praticamente che non sono stati gestiti nella maniera giusta. Ecco, deve mettere quella cattiveria che ha messo il secondo tempo sempre, e allora probabilmente potremo regalare grandi soddisfazioni a tutti. Sì, ti ringrazio, abbiamo impostato la partita durante la settimana così, cercando di controbattere colpo su colpo, sapevamo della forza dell'avversario. Però comunque c'è da rimproverare poco o nulla alla nostra squadra, in quanto i ragazzi hanno dato tutto. Senti, possiamo dire che il Corigliano ha trovato il gol nei migliori momenti del San Biagio? Sì, e purtroppo funziona così nel calcio, quando ti trovi, cioè in bocca al lupo, ti trovi di fronte giocatori esperti e decisivi nei momenti cruciali della partita, è là che si vede la qualità dell'avversario, è là che si vedono le capacità fisiche e soprattutto tecniche. Noi siamo partiti, e la carta d'identità della squadra lo dimostra, con l'obiettivo dichiarato di salvarci, anche perché al fine luglio, i primi di agosto, venivamo definiti dei folli a credere nella salvezza. Ora ci troviamo lì sopra, ci godiamo sicuramente questo momento, senza mollare nulla, perché prima raggiungiamo l'obiettivo della salvezza e poi, se siamo lì sopra, vorremmo rimanere lì sopra.